Marco Alessandrini è il nuovo allenatore della Pistoiese. Nelle prime ore della mattina il club ha comunicato l'esonero di mister Giovanni Lopez e l'ingaggio del tecnico, classe 1954 nativo di Cuneo. Una delle prime mosse della nuova società, cambiamento che era già nell'aria e che già lo stesso Lopez aveva immaginato. Alessandrini vanta diverse esperienze in Serie C, la maggior parte nel territorio marchigiano, legato da tanti anni al direttore sportivo Gianni Rosati, che lo ha fortemente voluto alla guida della squadra arancione. Ci conosciamo da tantissimi anni, perciò insomma, nel momento in cui mi ha chiesto la disponibilità per una piazza che ritenevo importante come Pistoia, non ho avuto dubbi. I dubbi cominciano ad esserci ora, perché magari c'è la necessità di rinforzare la squadra e non è così semplice e scontato. In questo momento fare proclami o guardare troppo avanti penso che non sia né giusto né corretto, perché di fronte abbiamo una montagna da scalare, perciò dobbiamo cominciare passo dopo passo, mettere mattoncino dopo mattoncino, cercando di lavorare quotidianamente con impegno e dedizione, con la consapevolezza che è necessaria la disponibilità soprattutto della squadra, dei giocatori e probabilmente di quei giocatori che dovranno arrivare per completare comunque un organico che al momento è carente in alcune zone del campo. Ha visto giocare questa squadra? Che idea si è fatta, se sì? Ma ho avuto modo di vederla in passato senza interesse, perché quando ho giocato nelle Marche, io abitando nelle Marche, a Pesaro, ho avuto modo, oltretutto conoscevo bene Sassarini per aver militato, io a quel tempo allenavo a Spezia e lui era nel settore giovanile, perciò una conoscenza di tantissimi anni. E perciò era andato anche per curiosità, per vedere, e aveva disputato un'ottima gara. Poi le cose magari non sono state così continue da ottenere risultati importanti, ho visto che insomma i risultati non sempre sono venuti. Certamente alla base ci sono anche delle carenze di organico o di mentalità che io ancora non conosco. L'unica cosa che mi permetto di dire è che sono umanamente vicino ai due allenatori, perché avendo vissuto in passato delle esperienze simili so quello che si prova, e per quanto mi compete in questo momento so che di fronte ho un compito difficile, arduo, impegnativo, però allo stesso tempo stimolante.